Eccoci qua, episodio 13 tipo, sì, una roba del genere. È passato un weekend e non mi ricordo nulla. Abbiamo fatto, sì, il primo giorno con Abby, adesso inizia il secondo, se non sbaglio. Ritorno alla costa. Giunge dalla costa Abby. Ah sì, dopo essere stata con Owen, averlo trovato e aver capito più o meno com'è andata la situazione con Danny. Vi ricordate, no, che c'è stato quello screzio per quella iena sopravvissuta. Però Abby durante il sonno ha dei sensi di colpa dei suoi nuovi alleati, diciamo. Perché l'episodio precedente l'ho chiamato appunto un'alleanza improvvisa, perché appunto si è alleata con queste due iene che dovrebbero essere i nemici, comunque dei lupi, e sono riusciti a fuggire insieme. Però queste due iene non si sa perché sono maltrattate, forse hanno fatto qualcosa, adesso lo vedremo, forse. E avendo paura che fosse successo qualcosa di male, Abby è tornata dove le ha lasciati. Che E diavolo sto facendo? infatti si dice: perché lo sto Sono pieno, facendo? cazzo. Che mi si sta scaricando la batteria e speriamo che... Ecco, mi piace un sacco quando nei giochi rifai i pezzi vecchi, però tipo non è un backtracking questo, perché alla fine anche se il livello è lo stesso, non lo considero Devo capire. backtracking, perché siamo già qua, insomma. Che rifai in un altro momento lo stesso pezzo, ok. Tornando indietro abbiamo visto che comunque ci sono dei serafiti, quindi alcune iene che li stanno cercando, quindi Abby è preoccupata, giustamente. Qua c'è un fight, speriamo di evitarlo. Comunque qua mi è successo un bug la prima volta, io ero salito qui e ho fatto uno swing con la mazza che non ho, con un tubo di ferro e sono volato via, va bene, non importa. Non l'ha caricato, mi ricordo che qua... Io non ricordo dove sia la via d'uscita, però adesso io provo. Dai, non me l'ha raccolto. Oppla. Eccola lì. Ho capito, lì c'è quella porta che dovrei aprire, però ci devo arrivare stealth. Questo episodio già comincia bello carico, almeno so che è vivo. so che è vivo. No.
Devo stare. Niente. Adesso non mi sparava lui perché aveva la sua compagna davanti. Infatti, poteva essere una tattica. Però, secondo me, andando lì a destra, possiamo. Se non mi vedeva il tizio, si poteva arrivare tranquillamente. Almeno so che è vivo. La bambina è un abominio. E la madre? Ha rinunciato a cibo e acqua come penitenza. Povera donna. Le altre Ok. Ok, ho capito più o meno cosa devo fare. Io devo. Guarda, vado qua così non mi becca. Oh, invece sì. Cazzarola. Allora, ok. Facciamo così. Quello di... perché mi vede? Almeno so che è vivo. Visto? Abbiamo skippato tutto un bel pezzo. Oh! Mamma mia, da dietro. Caspiterina, non mi ricordo dove è uscito, cioè dovrebbe essere lì. Poi così ha funzionato, guarda, io vado direttamente qua. Ops, no, 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 mi sgamma quello. Devo stare attento a questo qua, che è lì. Esatto. Oh, si è girato. No, ok, c'è quel garage lì, devo andare, ma è impossibile. Qualcuno doveva pure uccidere. No, qualcuno bisogna uccidere, se no è un macello. Però secondo me è skippabile. È skippabile, ma. Vabbè, ma non ho sentito stavolta. Ho fatto uguale a prima. Ma come fa a prendermi da così lontano? Certo, martellata sulla schiena. Colpito alla schiena mi hai. Dolore mi fai. Almeno so che è vivo. La bambina è un abominio. E la madre? Ha rinunciato al cibo e l'acqua come penitenza. Povera donna. Sarebbe più severo se fosse un individuo che non avesse nessuna altra colpa.
E lei passa qui, ma non è esecuzionabile. E fossi stato qui, me l'avrebbe visto. Non c'ho tempo, non c'ho tempo. Ecco perché uno non ha tempo. Porca miseria, no, niente. Almeno so che è vivo. Quella bambina è un abominio. E la madre? Ha rinunciato a cibo e acqua come penitenza. Vabbè. Eccola lì! Ma dove mi ha dentro! visto? No, lì devo trovare un punto dove proprio per qualche secondo non mi stressano. Comunque le risorse un po' ne abbiamo, posso fare... C'ho 4... Vabbè. Almeno so che è vivo. Bambina è un abominio. E la madre? Ha rinunciato a cibo e acqua come penitenza. Povera donna. Le ha cresciute lei. Lei le ha istruite bene, ma alcune sono delle sue. Ma non è possibile. Ma come fa? Lurida schifosa! Mamma mia, mi fa sempre tensione quando c'è queste cose qua. Comunque penso sia predefinito che lui ti prenda la gamba ovunque sia, eh. Sì, ed è, ma hanno visto, non si sa perché. Su Metal Gear potevi fare una cosa del genere, però era più safe perché Vedi qualcosa? Niente. A posto. tu bastava che stimol vedevi il campo visivo dei nemici, finché non c'entravi a contatto non ti vedevano. Però se tu andavi a bordo,
strano. Confermo. Vedi, impossibile. Sono proprio tutti lì davanti al garage, quindi penso che un po' di botte tocca darle. Poi arriva uno anche da destra. No? Però sono abbastanza sicuro in verità. Porco. No, due di questi col martello insieme. Mamma mia. Molto difficile. Perché non vorrei ucciderne troppi. E invece ci toccherà. Ma scusami, Non
Quello è un fastidio, praticamente. Quando ha scavalcato, in teoria dovevo già prenderlo, ma non so perché non. Non mi ricordavo venisse da qui. Porco due. Niente, dai, proviamo da qua. Questo è un altro di quei video che saranno super lunghi perché io devo tentare. Era l'apostata. Almeno so che è viva. Ce n'è uno dietro col fucile ancora, però che palle. Eh sì, quando c'è so tanti. No, quello non se la fa perché. Per vari motivi non ci se la fa. Almeno so che è viva. Gesù scavalca. Come non scavalca? Ok. Niente qui. Cosa? Dietro al camion! Hello, motherfucker. Porca miseria, oh dai, dai, questo è difficile. Oggi non so, non ho un'idea di come fare. Proviamo di nuovo la mega infiltrazione, però. Almeno so che è viva. Forse per quelli più grossi. Per Ehi, visto qualcosa? Non era niente. i tag più grossi mi serviva o mob.
Chiamiamoli mob più grossi. Mi serviva il coltello che io non posso creare ancora. E mai lo potrò fare perché non ci interessa. Guarda, neanche ci guardo, so che di predefinito non mi vede. Appena la foglia si muove, sappiamo che sta arrivando. Vedi? E come prima questo ce lo portiamo a casa. Però quella lì come la facciamo? Io ho una mezza idea. Però quella guarda fisso lì. Ah, lei gira, esatto. Perché l'ultima volta l'ho aspettata mezz'ora e non è venuta. Io so che appena metto il muso fuori, quella che sta ferma mi vede. Vada, sta lì fissa, non gliene frega niente. Dai, veramente? Non batte ciglio, però qua mi sento relativamente sicuro perché ho un'idea. Va bene, li ha allertati però sicuro si sono divisi. Ah!
Mamma mia, che caos. Lì una bella bomba a tubo. Oh, blessato, se mi passate sto termine, dal checkpoint. No, vabbè. Sì, faccio via via da checkpoint. Perfetto, no, era solo un tentativo. Per vedere se con la balestra potevo metterla fuori gioco. Questo video userò la mia abilità preferita, ovvero di avvia checkpoint. Io quella voglio sconfiggerla in questa maniera. Sì, perché tanto senza che ci facciamo ammazzare ogni volta, no? Oh, la faccia che è silenziosa. Cerchiamo dappertutto. C'è qualcuno. Ops. È il lupo! Qual è? La Generation Z. Ero in combo perché non me l'ha potuta. No, vabbè. Il tot. Addirittura. Questa è stata una combo, un tag team veramente fantastico, animazione unica che rotela di là. Vabbè. Comunque lei non mi vede, ho visto se sto sdraiata, però l'altra, la sua amica col pompa, sì. Ecco, infatti già è troppo tardi per fare questa cosa. No, se, non, non riavviamo, facciamo. Non abusiamo di questa abilità, vediamo come la va. Tanto da qui. Avessi avuto.
Porca miseria, scusami, Adelaide. No, perché quella col fucile fa tutto il giro ed è rischiosa. Ma cavolo, ma lei è proprio scomoda lì, io non ce la faccio. Non ce la faccio proprio. La vedo! Qui Esatto. dentro! Era la combo da due, lo sapevo. Però era bello che fare la boss fight nel container per poter prendere il martello. Niente da fare. Io ho bisogno di un... No, un'idea, basta. I have a dream. Quando arriva anche l'altra... Ma se non ci fossero queste due, è una cavolata aprire il cancello. Che poi non mi ricordo mai qual è. Ah no, è quello dietro lei però. Miglior bomba tubo mai usata. Quanto vantaggio ci ha dato questa mossa? Li ha allertati, ma vuol dire che... Ecco, appunto. Porca miseria, allora. Poi dopo vado. Qua vado nella zona Cecchini. Ah, mai. Porca miseria. Pare di giocare a For Honor sto pezzo. Quando c'hai due contro di te. No, stazione non male, però ci costa tutto. Ci costa veramente tutto. Perché ci sgamano. Ops, ho sbagliato. Ma come a posto?
A Caroline una che come si piazza si ferma. Io non so se è tipo un bug. Vedi? E non posso manco fuggire perché me l'ha piazzata qui, cioè se io facessi così mi vede. Ce l'ho davanti! Quindi niente, cioè boh, io non so se è un bug o cose del genere. Però lei come si piazza sta ferma. Non c'era un mattone da queste parti. Forse abbiamo trovato la svolta. Ma guarda che roba, lei rimane lì. Che adesso non sarebbe male se io fossi dall'altra parte, sembra un enigma. Questa sarà una cosa incredibile. Allora io faccio così, ho un'idea, un'altra. Perché? Io voglio che mi veda un attimino. Anche troppo mi ha visto. I picchiatori. Niente, dai, basta, mi sono stufato. Crea silenziatore. Ok, si sposta finalmente.
Noti qualcosa? Non vedo niente. Però almeno lei rimane lì per sempre. Secondo la sua logica di sta Caroline, lei come si piazza rimane. Vediamo se sfruttando questa cosa riusciamo ad arrivare al garage. Tipo adesso lei gira a destra, per dire. Alla sua destra. Ok. Ah no, stavolta è tornata indietro, ma va bene lo stesso. Qua dietro teoricamente, solo teoricamente, non dovrebbe arrivare nessuno. E di Caroline sta lì, credo. Non dobbiamo sgarrare qui, dobbiamo aspettare che lei se ne vada. È fatto. No! Mancava... Io non so quanto mancava, tipo un secondo. Io ci riproverei, assolutamente. La parte difficile è farsi sgamare qui un attimo. Oh, niente. Eccola lì. Troppo. Perché non si sa bene. A volte è troppo, a volte è troppo poco. Ah beh, bastava fare così, perfetto. No, non si è mossa, incredibile. Diana è la big... Il lupo non sa contare! È vero. L'avevo visto male. Body slam. Mossa finale, attenzione. Il lupo non sa contare, è vero. Posso creare un silenziatore? Ma me ne frega niente. Dai. Vuoi vedere se so contare? Dai, non... dappertutto. Là dentro. Ma la manosca. E chi sei? Il Terminator.
Porca miseria, è inarrestabile, c'ha super armor. Comunque è un'ora che siamo in sto pezzo e non è giusto, non è giusto veramente. Ma stai zitto. Anna! È un'imboscata! Vieni qui, Osvaldo. Oh, scusami. Oh, mamma mia. Quando loro puntano, come esci, è finita, è finita. Però non era male questa tattica. Famo balestra, bomba. A sto punto farei direttamente bomba, visto che la devo comunque usare a sto punto, eh. Oh, l'ho fatta spostare, incredibile. Niente qui. Però rimane lì. Avessi una bottiglia la stordivo, no? Però guarda un po' cosa ti combino. Guarda, eh. Oh, com'è? Oppela! Dai, porca miseria, ma so tanti, so rotti. Oh, tanto che prima ero riuscito a sollevarlo. Non so, io penso sarebbe fosse mancato veramente poco. Quanto resisti? Ma
Quando mi ha colpito, l'ho schivato, poi mi ha fatto subito sta animazione. No, ah beh, non avevo la luce accesa. Io però sono tentato di quella tattica lì, dai, proviamola. Tanto Caroline è un ceppo. Sono uno stupido. Volevo uccidere lei perché così magari sollevando il garage. Però penso che Karin Cosa? sta Non fermo. vedo pericolo. Perfetto. Così tornano le loro position. Vedi che Caroline sta lì, non gliene frega niente. E c'è lui, ovviamente non posso. Appena va via lui. Però non vado subito. Però sono tentato perché quello sprite sta lì fermo. Porca miseria allora. Porca miseria, quello sprite lì che sta fermo. Vai, vai, vai. Allora, no, questa la voglio riprovare. Se proprio per qualche secondo noi ce la facciamo, pazienza. Perché non è venuta Caroline? Guarda da dove mi ha visto.
Uncharted mode. Io loro quasi li lancerei una bomba direttamente. Voglio riprovare con questa tattica, non me ne frega. Se può durare 5 ore il video, non mi interessa. Oh, e non ci va. Ma perché non ci vai? Mi hai visto tu. Lei continua la sua ronda. Ah, sgamato! Che frustrazione. Questo è proprio il video peggiore che abbia mai girato. Allora, aspettiamo che Diana passi, perché se no ci sgama. Perfetto. Vedi qualcosa? Niente, a posto. Niente a posto, ma rimane lì, perché è così. Io lei volevo ucciderla in qualche modo. Ah, ecco perché non mi... Ma dai! Ma dai, veramente, non è possibile. Non è assolutamente possibile una cosa del genere. Prima ho fatto, ma quando sono arrivato alla serranda del garage la prima volta mi è sembrata una cosa incredibile, ho detto no, ce l'ho già fatta. Adesso io sto qui e non mi muovo, guarda. Sto qui veramente non mi muovo. Niente, niente qui. Aspettiamo che lei faccia la solita ronda. Ok, arriva qui, torna indietro. Perché lei dà uno sguardo a... Adesso verso di me. Esatto, lì che mi ha sgamato fondamentalmente. Tanto lei sta fissa lì, è un ceppo. Due, tre, quattro, cinque, non mi ha sgamato ancora nessuno. Incredibile.
Non ci posso credere. Però prima non ha funzionato. Fu perché qualcuno mi ha sentito. Alto sconto evitato senza far nulla. Ne è valsa la pena. Super soddisfazione. Mamma mia. Mamma mia, incredibile. C'ho il batticuore veramente perché giocare a sto livello di difficoltà mi mette pressione, però va benissimo perché questa è la soddisfazione dei livelli alti. Sconto evitato, incredibile. Con solo una kill, vabbè, ci sta. Ovvero adesso mettiamo un mirino telescopico tipo a tutto. Perché è l'unica cosa che veramente altera il gameplay a questo livello. Per me, cioè nel senso ovvio che la stabilità è utile, ma sì, mi attendete un attimo. Che penso una cosa. Arrivo subito, veramente 2 secondi. Una cosa, scusate, questo episodio è stato un po' particolare, molte interruzioni, menu di pausa Spero visto ci mille siano ancora. volte. Ok, adesso no, perché ogni tanto mi arrivano dei messaggi strani, un attimo. Ragazzo, ci siete ancora? Non ti avvicinare! Sono io! Mamma mia. Scusa, come sta? Ti muovo il braccio. Appoggiati. Dove la porta? Andiamo. Che vuoi fare? Voglio provare a salvarla. Servono tutte le medicine che hai. No! Metti giù! Ehi, aspetta! Mettilo giù! Mettilo giù! Calmati! Forse può basta! abbassare la Che cazzo! voce! Alice! Leva, abbassa l'arco. È ok. Abby, chi sono questi? Mi hanno salvata. Puoi darle un'occhiata. Buona, Alice. Lei è Yara. Cos'è stato? Un martello. Io non c'entro.
Sdraiala. Lo senti? Yara. No. Pensavo di lavarlo e di ricomporlo. L'osso è frantumato. Sindrome compartimentale. Cosa vuol dire? Vuol dire che va amputato. È un soldato, ha bisogno del braccio. Se lo lasciamo andrà in cancrena. No. Fammi passare il dolore. Ti prego. Cosa ti serve? Idealmente. Sega, punti, morsetti, antibiotici. Ma ora la teoria conta poco. Abbiamo coltelli e fuoco. Puoi cauterizzare. Morirebbe di infezione. Fa un elenco. Vado all'ospedale. Impiegheresti 2 giorni. Non mi interessa. Non lo dico per te, Abby. Non può resistere 2 giorni. E se ti aiutassi a raggiungerlo in 2 ore? L'ospedale dei lupi, giusto? Sul lato ovest. Come? Abbiamo dei ponti. Li usiamo per poter evitare le inondazioni. E voi lupi. Può resistere 2 ore? Probabile, sì. Fai l'elenco. Ehi, dici sul serio. Quei ponti sono pieni di iene. Sì, ma girano solo in piccoli gruppi. Sentito, piccoli gruppi. Non è uno scherzo. Lev. Che lei possa guidare. Che lei ti protegga. Abby. Abby. Ehi. Cosa? Mi hai preso le chiavi. Scusami. Posso parlarti? Dimmi. Perché fai questo? Lei è appena arrivata. Ok. Non credo che sappia della notte scorsa. Non mi importa di quello. Ma a me sì. Quale? Sai quello che fai, spero. Ok. E poi c'è una moneta. Sì. Fortuna che c'era Mel. È uno dei migliori chirurghi di Seattle. Come si chiama? L'uomo. Owen. Mel. Owen. Abby. E il cane è Alice. Non mi piacciono i cani. Come arriviamo a quei palazzi altissimi? Il ponte è lì. Questa strada porta dritta in centro. Fino a quei palazzi altissimi. Poi sì, toccherà a te fare da guida, ok? Il percorso parte dal fiume in tempesta. Da lì in poi so dove andare. Perfetto. Quei ponti ci aiuteranno a superare le rapide? Sì. Tutte? Sì. In un paio d'ore. Non sto mettendo. Ok. Lupo, eccolo. È il palazzo dove stiamo andando. Wow. Ok. Lo vedo. Sento ghiacciare. Ah, eccola! Portiamo le scorte alla tua amica.
Dovrà operare con quello che riesce a trovare da ora. E... non sarebbe un bene. Se recuperiamo le scorte, sì. Buone possibilità. Io sentivo sempre gracidare, non le ho mai viste. Eccole, guarda, le vedo in continuazione, incredibile. Barbershop. Qualche pasticchina, monetina, cosa c'è? Anche i nostri cani giocano a carte, sai? Ho 13 anni, non 8. Dall'altezza avrei detto 8. Di solito stai simpatica agli altri. Cos'è la sindrome compartimentale? Se nei muscoli si sviluppa troppa pressione, il sangue resta bloccato nei tessuti. Tessuti? Una specie di pelle dentro al corpo. So, questa cosa. Conosco diversi dei. Lui ha fatto prima, io sono qui. No, volevo vedere una cosa, vabbè. Sai, quando salti è meglio prendere la rincorsa. So come si sente. Ah, ok, no, volevo dire, sì, ci sono più soluzioni, vabbè, non importa, andiamo avanti. Ah sì, oppure si poteva arrivare da là. Va bene, andiamo. Vediamo di arrivare in cima al palazzo. Sei mai stato su questi ponti prima? Sì. Pensi troveremo molte iene? Serafiti. Non lo so. E sei pronto ad affrontarli? Ieri l'ho fatto. Ma loro ti stavano dando la caccia. Tutti ci danno la caccia. Ok. Non mi ricordo sto pezzo, ci sono degli sconti anche qua un po' tosti, forse. Ma noi con le solite gabole, riprovando e riprovando, forse riusciamo a farla franca, vedremo. Saggio, non importa chi, non mi importa chi, non mi importa se lupo o serafita o come stracazzo vorrà farsi chiamare, mi salvi per favore, però qualsiasi cosa per sfregiarmi la faccia e sparare qualche stronzo della fede a cui non importa un cazzo di me, non posso morire, qui non voglio morire, per favore, senza punteggiatura ovviamente, ma chi è, poverino? Va bene, andiamo. Attento ai vetri. Ok. Faccio una scala, ok, ok. Oh cazzo. Capirai, il lev è super agile. Tutto ok? Sto bene. Sicura? Sto bene, ho detto.
stiamo avvicinando al palazzo. Sì, direi di sì. Dovremmo procedere a zigzag. Ah sì, che questi giocavano a un pseudo Warhammer. Due giorni fa. E per andare dove? Non lo so, solo lontano. Ora vuoi dirmi perché ti stanno inseguendo? Lo sai. Vogliono ucciderti perché ti sei rasato la testa. Non era permesso. È la regola. E l'ho infranta. Gesù. E perché l'hai fatto? Non lo so. Sei un tipo punk, eh? Punk? Nel senso che non segui troppo le regole. Oh. E in effetti... Sì, qua praticamente hanno dei messaggi tra questi inquilini. Però non so... Ti dà delle informazioni sugli appartamenti. Però sì... Vedi questa pittura, le miniature, no, comunque palesemente parodia di Warhammer, perché guarda, c'è l'armatura inconfondibile, ovviamente senza riferimenti a marche e cose varie, però cavolo, è palesemente uno Space Marine quello, senza troppi complimenti. Ho bende al massimo, mi serve alcol. Invece per quanto riguarda le abilità, ok, non abbiamo nulla. Ok, qua andiamo, usciamo dall'appartamento. No, qua non si apriva. Ah, beh, infatti il bagno me lo ricordo. Olle, 7 non è male, non è male per niente. Fazzolettini. Non si butta via niente. Anche qua, aspetta, c'era una stanza, vero? Oh, ecco, è proprio lì che volevo arrivare. Mi ricordavo in effetti una cassaforte da qualche parte. Però, aspetta, la combinazione c'era scritta in quel foglio, non mi pare. Mi sa il messaggio disperato era quello senza punteggiatura. Allora, ragazzi, siamo io, Jimmy. Già, sì, si scambiavano la vodka e focaccine. E il numero del nostro appartamento seguito da quello vostro. Ok, siccome non ho capito con chi parlano, le provo tutte. Non mi dico, cioè adesso senza che stiamo a vedere. Del nostro, quindi questo qua, dove siamo ora. 302, ah, mi servono altri tre numeri. 302, 304, insomma è sempre quello. Riproviamo a due. Riproviamo tutte. Quindi 300. Ops. Sicuro. Ah, scusa, devo fare così. 20, no, al secondo 23 per forza. E poi qua può essere o 33 o 34. Leggere il codice. E 302 questo? O 1, o 2 o 3 è il numero finale. No, scusa, o 4. E 301, proviamo. Sembrava
da questo. Quindi è 30, 23. Abbiamo 0,3, no, 0,3 abbiamo provato, 0,4, sai. Senza che stavamo a rileggere il dialogo, per cioè il messaggino, e capire qual era l'appartamento di uno o l'altro, tanto so 3. Se io so 302, gli altri saranno o 3,1, o 3,3 o 3,4, no? Quindi c'è poco da calcolare. E alla fine, giustamente, l'ultimo ha funzionato. Ok, let's go allora. Qua tanto gli altri non si potevano. Ah sì, perché dopo tu dovevi leggere qua, che poi con questo filtro non si riesce neanche a leggere le parole, quindi insomma abbiamo fatto. Andiamo su. Forse so già dove interrompere questo episodio perché dopo diventa troppo lungo. Lo dividiamo in due, questa ricerca di degli strumenti necessari. Crit. Bene. Essendo un Come hai nerdone. imparato a usarlo? L'arco? Da piccolo. Sei in gamba? Mai quanto Yara. Perché l'hanno ridotta così? A volte siamo orribili. Mia mamma lo diceva. Dei lupi. E non sbagliava. Ho paura per lei. Perché? La accuseranno per quello che ho fatto. Questo qui sicuramente è il tipo di Warhammer che ha scritto Critical. Vabbè, ok, qua si andava avanti, però allora qua cosa c'è? Sicuramente a questo livello non c'è niente. Toh, una bottiglia, o invece, e invece qualcosina ci ha ingraziato. Oh, ecco, io questo pezzo lo odio. Non si vede, ma c'è un vetro. Quindi cosa significa? Ma per forza. Ah no! Io farei così. Pure il... Ecco, e si era scaricato il pad. Comunque dicevo, pure gli Shemble c'erano lì, incredibile. Oggi sto episodio è molto casinista. Allora, lì ci si può andare, mi ricordo, perché si vede palesemente il level design, che tu puoi scavalcare, c'è pure la macchina. E mi ricordo la prima volta ci ho provato un botto, ma serve un salto estremamente preciso, però in verità è solo una variabile del percorso, una variante, perché anche da qua ci arrivi. Io pensavo fosse una che qua si andasse avanti e lì fosse un segreto, invece no, perché a me piaceva esplorare. Ci ho messo un botto, alla fine con quel salto preciso sono riuscito a farcela, ma è solo, ti dico, una variabile. Ma cosa c'è sto spiazzetto? Mi ispira sempre che ci sia qualcosa. Ok,
Quel pezzo degli infetti mi preoccupava, ci ho pensato tutti sti giorni, ho detto chissà quando c'è quello, però insomma bastava skipparlo effettivamente, quindi vediamo se si può fare qualcosa. Mettere altri mirini ottici, perché stabilità del pompa non mi interessa sinceramente. Oh, comunque c'è no, qui c'è 13 colpi di questo. Non so male. Cioè fai 14 headshot. Lui chi è? Chi è? Non lo Bravo. so. Non è un lupo. Saremo migliaia. Tu conosci ogni iena. Smettila di chiamarci iene. Certo. Un poveretto. Ah, mi piacerebbe uno che magari è appassionato di questo gioco vedesse questo gameplay per vedere se anche lui magari ha fatto così o robe del genere. Mi rendo conto che per certi punti ho fatto veramente schifo, però dai, ci sono stati certi pezzi che così da zero, senza saper nulla, senza aver visto una guida, cioè mi sono sentito un po' gasato, sinceramente. Posto giusto. Sì, da questo palazzo si arriva a quello accanto. Perfetto, qua sicuro si va avanti. Qua c'è quello. Dove sei, Lev? Ah, ok, qua si va avanti allora. Io do un occhio qua dietro allora. Cos'è? Sento dei rumori strani, ma... Ah, e qua dicevo infatti da dove si poteva arrivare facendo quello strano salto che... Però vedi, alla fine basta venire qua. C'è un po' di roba. Questa è una hamburgeria, cos'è? Ristorantino. Ma perché mi dice che ho questa in mano? Ah, qua, gatti che ballano, Gatti ballerini. La gente del vecchio mondo era strana. no? Vabbè, ma si fa per ride. Oculista. Eye disease. Allora. Beh, energia incrementata non sarebbe male, quindi mi servirebbero 50 più 70, quindi ciao, tra 1000 anni. Crea pugnale per ora non c'è servito. Slancio sì. Quasi quasi. Più che altro questo, magari esplosivo e alcol, che è rarissimo, quindi perché le munizioni incendiarie sugli infetti, magari dei boss infetti, non si sa mai. Ci potrebbero essere dei boss più avanti, magari. E io non potrei non essere pronto. Infatti, per chi ha capito, io ho paura proprio di quella scena lì. Vabbè, ce la caveremo come al solito. Arriviamo in fondo a questa storia. Vabbè,
Sì, vorrei fare no, l'esempio dei livelli di difficoltà, lo faccio l'ultimo episodio perché ho una mia teoria. Che i livelli di difficoltà per me sono come dei palazzi. Cioè, anzi, il gioco è un palazzo. Sì, io non sono così agile, quindi. Sai che è troppo per me, vero? Puoi fare il giro se non vuoi saltare. Oh, già siamo arrivati ai ponti. Seguimi. Quanto dobbiamo salire? Ah no, è l'inizio. Andrà tutto bene. Tantissimo, vero? Qua si muore, mi ricordo. Poi sono stato un'ora tipo a salire lì, ma poi non c'è niente, anche buggandomi, ma non c'è niente. Sbruffone. Non è difficile. Gli anziani hanno consentito alla tregua con i lupi, se ne staranno lontani dalla nostra isola e lasceranno in pace qualsiasi serafita che attraversi i loro territori esterni. Ah, poi c'era scritto qualcosa dietro. Speriamo non sia una cassaforte, no? Io sto pezzo me lo ricordo più Perché lungo non sapevo perché. niente. I lupi non guardano su. È Come vero. sarebbe? Voglio dire, voi avete armi e soldati, ma noi troveremo sempre un modo per aggirarli. Sono stato sempre a ravanare dappertutto, anche in luoghi buggati, buggandomi. In verità si va spediti, tanto più voglio fare relativamente presto senza ravanare troppo, anche perché non c'è niente. Tanto so dove si può andare e dove no, quindi facciamo presto. È Lili, ma come? Non si chiama Lev? Dopo vedremo. Questo è uno sconto obbligato, a quanto pare. Dovevi sparire per sempre, Lili! Mamma mia. Però qua siamo in compagnia almeno. Mamma mia, adesso c'è Lev Lì che. davanti! Questo non è troppo difficile, anche perché ovvio se ci mettevano quelli. Sulla Dove? destra! Ah, ok, sì, l'avevo già visto. Non mi fa prendere sti colpi. Ma che si è rimasto. Oh! Ma dov'era? È sulla destra, sì, ho capito, ma. Ah, forse ce n'era un altro, intendeva. Vabbè, uno attacca subito e gli rubiamo il macete, penso sia fatto apposta. Dovevi sparire per Oh, questa sempre, sembra la Lily! classe mia, con le tavolette grafiche, guarda che roba.
Il dietro è uguale della tavoletta mia, più o meno. Oh, l'ho spostato. Ops. Sembra la Huion. No, questa è quella. La Wacom Cintiq. C'ho lo slancio. Ma questo non lo sa? C'ho lo slancio, one punch. Mamma mia. Devo sta così. Sì, perché Lev mi ha bloccata. Bloccato in questo. Cioè, io. Tutto ok? Sì. E ho fatto lo stage alla Rainbow, no? Quella delle Wings. Era così. Io Ti aiuto, ce la faccio. tipo stavo qua. Che fuori. Dietro c'avevo la Hai finestra. sentito come mi chiamavano? Sì. Vuoi chiedermi perché? Vuoi che ti chieda perché? No. Ok. Questo è. Alla fine mi sa che non lo dice, però. Potrei quasi. No, anticiparlo, però è un argomento che comunque io tengo molto, anche per rispetto di tutti. Praticamente qua abbiamo un sacco di personaggi che possono essere definiti LGBTQ+, no? Però fa ridere, nel senso che tutti dovremmo essere, come dire, uguali, perché alcuni si dovrebbero essere sotto la bandiera e magari gente come me, che sono un semplice maschio etero, non dovrei essere sotto la loro bandiera, nel senso che io li aiuto, cioè li aiuto, nel senso bisogna sempre correggere qualcuno se magari fa delle discriminazioni. Insomma, Lev è una bambina, si chiama Lily, però si identifica come maschio semplicemente. Ecco perché si è rasata la testa. Quindi questo gioco tratta anche l'identità di genere. Ellie, a quanto pare, è omosessuale. Dina è bisessuale, che tra l'altro sono anche i più, come dire, i più discriminati per un certo senso. Wow. Poi un giorno spiegheremo il perché. Bellissimo. L'hanno fatto le Iene. Serafiti. Ok, devo ammettere che è piuttosto fico. È vero. Cos'è fico? Tipo notevole. Forte. Proteggile. Chissà se il vostro oracolo sapeva cosa stava facendo. Ha salvato decine di persone in modi inspiegabili. Ha fatto esplodere camion e ucciso soldati. Non mi sembra un miracolo. Hai letto i suoi scritti? Una scorsa rapida. Ti farebbero bene. Certo. Ehi, guarda la roba. Sarà mica troppa. Ha pure un banco, addirittura. Questo me lo ricordavo. Comunque stiamo già affettando bene, però c'è ancora qualche scontro da fare. Ma quanto costa il mirino telescopico di questa? 60, 80. Perché ripeto, la stabilità va bene. Intanto faremo stabilità poi quando. Però è assurdo perché tanto raffica o capacità caricatore, ripeto, cosa serve se non li Stavolta trovi i va proprio colpi? meglio. Ah,
Mamma mia, siamo sempre più alti. Ok, seriamente, fin dove arriva? Colgo l'occasione. Condoglianze per vostro figlio. È un onore. Ora vive con l'oracolo. È morto con coraggio. Sarete orgogliosi. Lo siamo, grazie. Gli anziani ci hanno offerto un altro bambino. È un grande onore. Elizabeth sembra felice, ma forse non è ancora pronta. Gli anziani sanno cos'è meglio. Andrà tutto bene. Sì, certo. Occhi aperti, sopra di noi. Qua è un bel problema. Oh, giù, giù, sei matta. Stavano per scoprire per questa disattenzione. Mamma mia, è pieno. C'è anche uno di quelli big. Io vorrei andare lì, ma... Che sfiga che... No. Forse è meglio così. Forse è meglio così. Perché... ho troppi colpi del semiautomatico. Allora, ok. Ah, da qui, mamma mia. Però non siamo andati male, insomma. Andiamo qui, poi qua. Chi è che segue? Ah, sono io forse. Quando lei va sotto? No, ancora no. Oppla. Lei con l'arco va lì. È la bastata! Il tempo!
Dai! Mi si è impallata. Si è bloccata lì così. Troppe azioni in 2 secondi. Se no lì c'è un modo per salire. È un sacco difficile perché... Ok. Cosa? È l'apostata! Insieme a un lupo! Meglio. Preso e sconfitto. Non è male passar lì, però non mi ricordo poi dove bisogna andare. Quello che ci ha scoperti. Era quello che ho lasciato, che ora ho ucciso. Io purtroppo non mi ricordo dov'è l'uscita. Oh, sì, però quando ci sono i PNG mi dà troppo fastidio sta cosa, guarda. No, ho sbagliato. Non mi ricordo. Ok, calma, calma. Ah, forse era lì l'uscita, ma ci voleva Lev. Non mi ricordo proprio l'uscita di questa sezione. Visto che furbetto lui. Credo che venisse da là!
Scusa, volevo dire qui. Perché mi ricordo qua? No, forse laggiù. Forse è laggiù, è vero, non è quassù, è laggiù. Perfetto. I remember now. Facciamolo bene, più stealth possibile, perché appena ci sga... Ecco, guarda, ecco. Questo lo si uccide easy, in teoria. Ma a questo punto, se io devo andare di là, la prima versione che ho fatto è la migliore. È la posta insieme a un lupo. Cos'era quella schermata viola? Dai, allora faccio come la prima versione, perché tanto devo andare a destra. La prima versione è molto più semplice. Che passo di là. Perché da qui dopo non si cava un ragno dal buco. Quindi qua. C'è quella grossa lì. Adesso non mi dite. Guardalo! Mamma mia, Lev, mi fai sgamare questi bug. Cioè, che non è un bug, però. Con queste cose impreviste del PNG. Super combo, attenzione. Ma però peccato che era un po' buggata sta animazione. Era figo proprio se ti scagliasse proprio fuori dalla mappa e morta così, instant kill. No, in verità mi sta più comodo passare di qua. Adesso vi spiegherò il perché. Ma dai! One punch! Modalità slancio. Però non la sfruttiamo.
No, ho sbagliato. Fatti, madonna. Oh. Martello? Ah, c'è sempre qualcuno. Perché ho troppa fretta, se io faccio la prima parte bene, che arrivo stealth lì, è tutto in discesa poi. Uso poi un sassolino. Chiamalo sassolino. Vedi, adesso non si è guardato a... Ok. Tanto lei non si gira. E devo salire su quel massetto. Però occhio al tizio, infatti mi stavo già scordando. Mi ha visto quello. Sai cos'è stato l'errore qui? È che non dovevo perdere tempo con lei. L'uscita era lì, ero all'uscita praticamente. Dovevo solo uscire e basta. No, fa la finta. Ok. Perché alla fine il gioco è matematico. Certo, molto realistico, molto fatto bene, però alla fine si può... Adesso lui guarda dietro... No, sto giro no. Tanto lei va di là, non ci interessa. Questo è quasi sicuro farlo così, praticamente. Adesso c'è quello col fucile a pompa.
testa insieme a un lupo. Forza! Vabbè, bastava premere il triangolo, non è manco uno di quelli che dici. Fanculo le iene. Serafiti, ok. Sì, fanculo. Non ti ho mai sentito imprecare, Lev. Questo lo temevo, alla fine è stato facilissimo. Dopo che sai dov'è l'uscita, l'ho fatto subito. Cioè subito, non so quanto siamo stati, però stiamo andando molto spediti. Abbastanza spediti per essere realismo. Cioè ci ho messo di meno qua. Dimmi. Dio. Pensa solo ai vantaggi della porta. I vantaggi? Sì, tu corri più veloce. Porca troia. E senti meno il dolore. Ogni emozione, le mani sudate, il cuore che va, sono tutti segnali di rafforzamento. Quando hai paura, pensa che il tuo corpo si sta preparando ad affrontare il mondo. Solo da deboli troviamo la nostra vera forza. Poi alla fine sono soddisfatto. Sì. Vi facevo contraria all'elettricità e a queste aberrazioni da vecchio mondo. Esistono eccezioni, soprattutto per i soldati. Troppo comodo. La tregua è finita, hanno aggredito uno dei nostri, raccogliete i valorosi e andate, bla bla bla, eccetera. Non ha restrizioni di età. Continui a seguire l'oracolo anche se i fedeli vogliono ucciderti in suo nome. Lei non avrebbe approvato. I suoi scritti ripudiano la violenza. Beh, dillo ai tuoi amici. Finché era viva, non abbiamo mai impiccato o lapidato nessuno. Davvero? Hanno preso le sue parole e le hanno travisate. Non l'ho mai... Mi pare sì che anche io ci ho pensato quando l'ho visto la prima volta, è vero? Pensa che roba, quindi questi sono matti. È un po' una critica alle religioni odierne. Che cazzo è quello? Ecco il ponte. Lev, seguimi. Cazzo. Un passo alla volta. Voi lo usate abitualmente? Sì. È una cazzata. Ma no. Cioè, non è il tragitto più comune. Oh mio Dio. Non guardare in basso. Merda. Come ti senti? Sto aspettando la mia vera forza. Vico? Esatto. Cosa? Lascia perdere. Come vanno le cose tra te e il tuo amico Owen? Oddio, Lev, adesso! Sembravate strani. Vai e basta. Non so se vi ricordate in un gameplay. Andiamo. con Ellie. Secondo di autocelebrazione. Non ancora. Vieni, Lev, voglio abbracciarti. Tra un attimo cambierai idea, credo. Perché? Perché? Vedrai. Oh. Ma che cazzo, Lev? Andrà tutto bene. Guarda me. Merda. Non è contentissimo. In un gameplay con Ellie, mi pare l'episodio che io ho chiamato Imboscata. Cazzo. Culo. Oh. Ok.
si vede questo. Dai, non questo ponte. Non mi spaventa l'altezza. Che cosa allora? L'oceano. I cani. Mamma mia. Esatto. Cazzo, cazzo. Concentrati su di me. Non ce la faccio, Lev. Non posso. Sì, guarda che roba. Non posso. Fidati di me, dai. La vera forza. La vera forza. Oh. Che è successo? Ah, con L io usavo usavo l'accelerometro del controller. Forza, ci sei quasi. Puoi farcela. Sei pronta? Mi dai un minuto? Grazie. Ok. 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 E adesso? Non lo so. Che vuoi dire? Il palazzo è questo, ma è la prima volta che vengo qui. Il ponte arriva direttamente dall'altra parte. Non conosco questi piani. Ok, tutto chiaro. Cerchiamo un modo per scendere. E fa la doccia? Ok, adesso siamo arrivati qui. E la discesa la facciamo la prossima volta. Abbiamo fatto la salita e ora tocca la discesa. Quindi dove vai, Lev? Quindi con Lev che si tocca la testa noi salviamo. Esattamente qui. E ci vediamo alla prossima per la discesa verso l'inferno. Bon.